Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi sto iniziando il video col botto. Perché questo ragazzo, It's Crew, che sto per ringraziare, mi sta droppando della bellissima roba. Iniziando con un nuovo di Gust, se non sbaglio, il kit Diamond e tutto il kit. Cioè, It's Crew, io ti vorrei violentare. It's I Crew. Cioè, già sbagliando il nome, è una cosa bruttissima quello che ho fatto. Però ragazzi, davvero grazie, guarda qui. C'è un piccone. Efficienza 3, Unbreaking 2, Fortuna 1, che utilizza 2. Uno, ok, che utilizzerò per andare a scavicchiare. Detto questo ragazzi, ci sono molte persone online che adesso faremo salutare stupendissimamente. Ok ragazzi, facciamo salutare YouTube, vediamo quanti di noi, di loro ci pagheranno. Vediamo un pochettino, intanto vado alla home perché devo andare lì. Voilà. E intanto ragazzi, ho chattato anche un po' con voi sul server, perché qualcuno di voi mi fa delle domande, delle richieste. Mi dice: ciao Luke, sono nuovo sul tuo canale, vuoi rispondermi su alcune domande praticamente? E quindi ragazzi, sono molto disposto a salutarvi. Quindi ciao ZMAXX, Matti PvpXX, Maron mica è nome. Ciao a tutti ragazzi, qualcuno mi ha chiesto: Luke, mi saluti, ti ricorderai di salutarmi, raga? Come dico sempre, cercate di chiedermelo proprio in questo momento, mentre recco, perché comunque me l'ha chiesto poco fa e mi sono dimenticato il tuo nick. Però ragazzi, voglio bene tutti e siccome vi voglio bene, voglio accontentare la vostra richiesta. Questo perché molti mi hanno detto: Luke, nei prossimi video, siccome sono un po' noiosi far andare in giro, piazzare sempre la terra a volte la piazzeremo nel video, a volte off camera, però oggi andremo a fare una cosa molto importante. Ho deciso ragazzi di fare una farm semi-automatica di Blades. Cioè di Blades, ma che sto dicendo? Di verrughe, che verze, ma che cacchio mi sta inventando? Comunque di verrughe. Non fammi scherzi, non butta. Oh maranna mia, raga. Ho perso il piccone koala, lo so sicuro. Hai uova di Blades, le pago 7k l'una. Purtroppo non ce l'ho. Detto questo ragazzi, molti diranno: Luke, ma il commento del giorno del video, dove mi te l'hai messo? L'hai nascosto? No ragazzi, io ve lo dirò proprio in questo momento. Il commento che ho deciso di eleggere come vincitore è quello di Ste, che mi dice: Luke, puoi tenere il vetro, solo che devi 3 o 4 di spessore. Praticamente deve essere. Quando metti il muro staccato da un blocco e fai il secondo, e poi ti stacchi da un blocco e fai il terzo e il tetto, spesso 3, perché c'è il bug della barca, se non capisci. Comunque praticamente, e dice anche che David puzza, ok. Praticamente mi date consigli sul fatto del bug, ragazzi. Molti mi stanno dando questi consigli. Ho scelto Ste perché un po' è stato più specifico, mentre altri dicevano: Luke, vai a vedere Pebo, se non lo conosci ti spoilerà tutti i bug. Ragazzi, io Pebo ovviamente lo conosco come canale YouTube e ogni tanto vado a vederlo, però non sono sempre attivo sul canale, non è che non mi perdo nemmeno un video. Di conseguenza sono poco aggiornato sulle novità. Comunque, questo è stato il commento del giorno. Come fate ad apparire voi nei video, ragazzi? O tramite un consiglio, oppure delle belle parole, oppure una critica. Perché ragazzi, io ho notato, molti di voi mi criticano anche in modo, potrebbe essere, attenzione, aggressivo tra molti virgolette. Perché dici: Luke, i tuoi video sono annoiosi. Annoiosi, vabbè, proprio bellissimo il mio italiano. Comunque, non aggressivo, sbaglio a definirlo. Volevo intendere diretti, nel senso: Luke, sono noiosi, fanno schifo. Cioè, schifo no, però siccome fai sempre le stesse cose, sono monotoni e noiosi. E ragazzi, ci sta. Io apprezzo molto le critiche, soprattutto se costruttive, mi avete dato dei consigli, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, questo riguardando l'OP Lucky Prize. Infatti, ci saranno diversi cambiamenti, almeno lì. Un'altra cosa, ragazzi, io vi ricordo il motivo per il quale sono stato molto distaccato, diciamo, dal mio canale per un po' di tempo. Perché ho riportato attivo un canale che non portavo attivo, scusate il gioco di parole, da ben 3-4 anni, in cui appunto con i miei amici facevamo scherzi, challenge, cioè scherzi non tanto, più challenge, video cazzeggio, eccetera. Come si chiama il canale? Beh, se ricorderò, vi lascio il link in descrizione per chi vuole andare a vedere l'ultimo video che ho fatto appunto su quel canale. Ovviamente ragazzi, per chi è interessato, vi informo di questa cosa. Abbiamo deciso per ora di caricare un solo video a settimana. Il giorno ancora non è preciso, ma appena riusciamo ad incontrarci lo carichiamo, perché siamo tutti impegnati con la scuola. Siccome almeno uno lo vogliamo fare e ci vogliamo lavorare bene, abbiamo deciso di fare per ora solo un video a settimana. Comunque vi invito ad andarlo a vedere, perché ragazzi, qui è difficile sul mio canale principale che troviate appunto queste bottle flip challenge, roba così, perché non so, non tanto mi ispirano da fare sul canale. Allora, detto questo ragazzi, buttiamo giù quest'altra fila e direi di cominciare il progetto della farm semi-automatica. Ragazzi, un'altra cosa, come vedete c'è It's Crew, I Crew, che giustamente si meriterebbe anche di venire da me, attenzione, però
Posso venire da dei ragazzi, mi dispiace, apprezzo molto il suo regalo, ma lo voglio dire stesso qui nel video. Molti dicono, Luke, posso venire da te, voglio dire la tua base, eccetera, eccetera. Ragazzi, io comunque per ora ancora non mi fido perché devo risolvere alcune cose dei bug, eccetera. Molti direbbero, Luke, non ti preoccupare, siamo i tuoi iscritti, ti puoi fidare, eccetera, eccetera. Raga, io non mi posso fidare così ciecamente. Comunque, detto questo, andiamo alla nostra home. E dobbiamo fare gli hopper, quindi dobbiamo comprare un bel po' di ferro. Sembra se non ce n'ho da qualche parte, ma dubito. Però ragazzi, ma anche voi ci avete il menu buggato, che poi è buggato fino a un certo punto, perché se cliccate nel posto giusto, eccolo qua, riuscite a trovare le cose comunque. Allora, compriamo stack per stack, però prima devo svuotarmi, come giusto che sia. Ok ragazzi, dopo essermi svuotato, possiamo finalmente comprare un po' di ferro. Ragazzi, io direi di andare stack a stack, tanto non mi basterà mai tutto il big money che ho. Però intanto prendiamo la roba. Prendiamo anche la legna per appunto farci le chest e stiamo a posto. Allora, vediamo un po' quanto riusciamo a farci, raga. Credo poco, eh. Allora, di chest ce ne sono 32. Vediamo un po' quanti hopper riusciamo a fare. Credo 32, riusciamo? Riusciamo? Raga, 32 hopper sono già tanti, eh. Poi per fare questa costruzione semi-automatica, ragazzi, ci vogliono davvero tanti blocchi. Però piano piano si riuscirà a fare tutto. Dobbiamo decidere, devo decidere, perché ragazzi è stata una cosa così improvvisata, verso che direzione fare andare tutto. Io direi di far andare tutto da lì verso qui, cioè verso di là. Mi ricordo manco dove sono sceso. Che cacchio, Luke, ma sei proprio storto. Luke, ma che te stai a fumare? Cioè, ma raga, mi rincoglionisco da solo perché io sono fatto così. Allora, io sono sceso di qua, giusto? Ok, quindi facciamo arrivare tutti gli hopper in questa direzione. Poi, anzi, facciamola subito. L'ultima fila sarà fatta in questo modo. Ossia, non mi piace così, che sto a combinare. Ah, Luke, ma che te sei fumato? Erbabalone? Perché non so manco che è erbabalone. Allora, facciamo così. E tutti dipenderanno da questo hopper qua, vedete? Quindi ogni volta che un hopper porta la roba qui, andrà a quello principale. Quindi rompiamo pure questo e mettiamo così. Ragazzi, io spero che questo fatto di accogliere, diciamo, le vostre richieste e fare qualcosa di diverso vi piaccia. Poi qualcuno di voi mi ha detto, Luke, non fare completamente automatica la farm, perché ci andrai a perdere in caso che usi oggetti con fortuna. Cosa che farò proprio grazie a questo piccone di It's iCrew, che ringrazio ancora tuttora. Oh, strunza, con la spada diamond. Spada diamond, te faccio buchina. Ok, raga, ho ucciso, non so come ho fatto The Walking Dead, perfetto. Allora, stavo dicendo, grazie proprio a questo piccone potrò utilizzare per fortuna, che bei giochi di parole che sto facendo oggi, e di conseguenza posso avere più cose. Detto questo, raga, andiamo alla home perché dobbiamo prendere altra roba. Come avevo previsto, ragazzi, ci vuole davvero tanta roba per fare questa costruzione, però, raga, lo sforzo economico si deve fare, infatti noi facciamo shop, che grazie al ragazzo dell'altra volta, che non ricorderò mai chi è stato, ho ricevuto tanti big money che adesso mi serviranno appunto per fare queste cose. 1, 2, 3, 4, 5, boh, tante stack di ferro, senza badare a spese, e vediamo un po', ragazzi, quanta roba esce fuori. Per ora uno stack di chest, vediamo quanti hopper. Ragazzi, anche uno stack di hopper, però volendo possiamo farci altre chest, quindi compriamo della legna e saremo tutti belli felici. Ok ragazzi, abbiamo due stack di hopper pronte ad essere posizionate. Però ragazzi, sono poche queste stack, perché effettivamente guardate, qui ho più o meno messo uno stack, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, oppure 32, vabbè, non mi ricordo nemmeno. E guardate quante ce ne servono ancora, tantissime. Comunque ragazzi, io ci tengo anche a precisare che vi ringrazio davvero tanto. In questi video vi chiedo molto supporto con i like che me lo state dimostrando. In questo modo, come vedete, il canale si sta riprendendo molto, perché, ripeto, tramite i like, YouTube invia i feed, cosa che tutti i YouTuber ve ne parlano, e ci sarà un motivo se tutti ve ne parlano. E infatti anch'io ve ne parlo, perché ragazzi, i like servono per il bene di tutti. Per noi YouTubers, tra molte virgolette nel mio caso, perché non mi reputo tale, vi ripeto, un ragazzo il quale si diverte a fare video, e anche altre persone dovrebbero essere così. Però detto questo, sono molto importanti perché fanno capire che il proprio contenuto piace o no, e poi inoltre inviano questi feed che permettono che i tuoi video vengano visti anche dagli utenti più inattivi del tuo canale. Perché ragazzi, perché questi sono così? Non lo so. Purtroppo l'inattività è una cosa brutta, perché avere 1000 passi iscritti come nel mio caso, vedere soltanto una percentuale minima di attivi, mi dà molto fastidio. E proprio grazie ai vostri like e condivisioni
Per fortuna si sta riprendendo il canale dopo tanto tempo che ho cercato di riprenderlo. Io vi voglio un mondo di bene. Il fatto che stanno uscendo pochi video, ragazzi, io sto pensando di portare un giorno sì e un giorno no di video. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari molti di voi non sono nemmeno arrivati a questo punto. Però ragazzi, sto pensando di portare appunto questo video. Non portarli tutti i giorni perché ragazzi non riesco ad essere coerente e portarli tutti i giorni. Però almeno 4-5 alla settimana credo che si possa fare. Ragazzi, praticamente con due stacche e mezzo, più o meno, siamo riusciti a fare tre file. Noi qua dei fili ce ne stanno un bordello. Ragazzi, era dura. Che poi molti dicono, Luke, ma ci sono persone che lo fanno perché c'hanno il ping alto, laggono, c'è il rischio che perdono la roba. Ragazzi, ma perché io non c'ho il ping alto? In questo momento, è il momento più tranquillo, diciamo, della giornata. Quasi quello più tranquillo. E ho 100 e passa di ping. Ci sono momenti in cui ne ho anche 40. Però ragazzi, quei momenti sono veramente lodati dal signore. Perché sono una cosa che succede raramente. E questa è una spiegazione per il quale, raga, faccio anche questa farm. E anche ovviamente per farlo vedere a qualcuno di voi. Perché alla fine, ragazzi, è una farm molto easy. Sono qualche hopper messo insieme che portano tutti ad un solo hopper, che è questo qua. Quindi questa fila porterà qua, questa fila porterà qua, questo da qua la porta qua, da qua la porta qua, da qua la porta qua, la porta qua, fino a che arriveranno qui tutti quanti alla cesta principale. Ovviamente ragazzi farò magari, visto che qui mi posso estendere di poco, una zona mini, proprio mini, perché qua sono 3-4 blocchi, un mini magazzino nel quale appunto metterò questa cesta famosa dove si radunerà tutta la roba. Detto questo ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un po' di farm, abbiamo ricevuto un kit diamond, ringrazio ancora quel player che me l'ha dato. Detto questo, se volete essere salutati ragazzi, vi ricordo, non vi offendete se non vi saluto, anche se me l'avete chiesto, perché vi ripeto, se me lo chiedete mentre recco è per voi una grande fortuna, perché sicuramente vi saluterò. Io non mi cambia nulla nella vita salutarvi o meno, anzi mi farebbe piacere salutarvi perché si vede che vi fa piacere essere salutati, quindi non ho problemi. Ma ragazzi, vi ripeto, io ho la memoria corta, poi tra tutti gli impegni che ho prima di reccare, tra cui settare il microfono, settare il programma di registrazione ogni volta, è un po' complicatuccio. Quindi ragazzi, vi ripeto per l'ennesima volta, per il centesimo video, raga, non vi offendete se mi dimentico di salutarvi, anzi piuttosto fatevi trovare nel server la prossima volta e sicuramente non mi dimentico di voi. Inoltre ragazzi, se volete apparire con un commento, come detto all'inizio, basta fare un commento con un consiglio, non per forza un complimento, anche una critica costruttiva, e potrete apparire. Detto questo, vi invito a lasciare like per supportare la serie come già state facendo, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.